Il programma è il seguente. Iniziamo con un momento di preghiera. Dopo il momento della preghiera ci sarà il taglio del nastro e lo scoprimento della lapide con la scritta Piazza Madonna della Catena. Secondo momento si ritorna qui, ognuno al suo posto, o meglio voi sarete dove siete, non vi sposterete per niente. Il secondo momento è costituito dagli auguri attraverso i discorsi. Il terzo momento è un momento di gioia attraverso lo spumante, un concertino del gruppo Gospel and Jazz Family, guidato e animato da Rosalba Lazzarotto. Adesso la signora Lucia Caminiti taglierà il nastro. Desidero iniziare prima con i ringraziamenti e poi dire una proprio brevissime parole, attenendomi alla scaletta che mi ha dato Padre Santino. Oggi è la tua festa e dobbiamo onorare soprattutto Padre Santino e la Madonna della Catena. Non li cito in ordine di importanza, ma per come vengono, tutti, nessuno escluso, che hanno messo competenza, perizia, capacità, professionalità, cuore ed entusiasmo. Come ben sapete, questa piazza non ha progetti, è figlia di tutti ed è venuta così bella perché è il frutto del contributo di tantissimi cittadini, professionisti, ragazzi, ragazze che mano a mano ci hanno spronato a fare qualcosa di bello, come vedete voi. Ed è con questo intento, cari miei concittadini, che io voglio dirvi che dobbiamo godere. Non ha importanza se questa piazza la stiamo facendo nel mese di maggio piuttosto che nel mese di gennaio, di dicembre. Adesso la provvidenza ci ha consentito di avere i soldi e di avere la possibilità. E dobbiamo, e invito tutti, a godere di questa gioia bella che ci deve accomunare, perché siamo Ficaroti da gran parte, siamo roccalumerese e nel nome della Madonna della Catena dobbiamo dire viva la piazza e viva la Madonna della Catena. Io voglio dire soltanto poche parole, sono incaricato da Padre Santino e da un gruppetto di persone chiamato Comitato. Abbiamo assieme al reverendo nostro, un reverendo buono, io lo voglio chiamare così, un reverendo buono, abbiamo collaborato per questa piazza, dando dei suggerimenti, delle idee, esaminando i progetti che ci sono stati presentati, però noi non abbiamo messo le nostre idee, le nostre appartenenze,
le nostre sensibilità, le nostre passioni. Siamo stati solo per la piazza e questo comitato rimarrà ancora a seguire gli interventi pubblici per questa piazza per migliorarla ancora. Io voglio dire grazie a Padre Santino e voglio ricordare a tutti noi un Papa. Perché parlo io questa sera che sono un laico? Tutti sanno che sono un laico, sono un credente ma sono un laico. Io voglio ricordare Papa Giovanni XXIII, il Papa figlio di contadini. Prima di morire scrisse Pacem in terris e si rivolse non solo ai religiosi ma agli uomini di buona volontà. E questo ha voluto fare e dire, a mio modesto modo di vedere, Padre Santino, anche gli uomini come me, che sono di buona volontà ma che non sono praticanti, non ho questo privilegio, possono partecipare alla realizzazione di un'opera pubblica. Di questo voglio pubblicamente ringraziare il Padre Santino. Come ha detto l'avvocato Bellomo, si realizza un sogno circa durato 60 anni. Le piazze sono, tutte le piazze sono belle e tutte le piazze hanno un certo valore, valore storico, turistico, archeologico, affettivo, e sono la ricchezza del paesaggio urbano, perché nelle piazze si svolge una certa vita, si comunica, si incontrano i cittadini e di qualsiasi ceto, di qualsiasi professione, di qualsiasi età. Ecco, questa è una piazza che i cittadini del quartiere Figara hanno sempre sognato e posso dire che il punto, diciamo, le piazze sono il punto cruciale delle città, dei paesi, dei quartieri, perché come dicevano i greci, l'agorà, l'agorà nel senso perché ci si incontra, nel senso che nelle piazze c'è informazione, c'è discussione, ma c'è anche condivisione. Ecco, la nostra piazza è una piazza importante. Perché? Perché noi l'abbiamo vista crescere, l'abbiamo vista innanzitutto nascere, costruire e l'abbiamo vista allestire. Perciò questa piazza è una nostra creatura e rimarrà sempre nei nostri cuori. È una piazza molto semplice, una piazza bella, ma bella appunto per la sua semplicità.